Ci sono così tante piccole cose da fare per migliorare la nostra vita, addirittura per rivoluzionarla. Ci sono tante abitudini che ci rinchiudono dentro delle gabbie mentali, soprattutto di abitudine. Una è chiedersi perché. Guarda un po', pensa alla tua vita. Pensa a quante volte tu ti sei chiesto perché di fronte a un problema da risolvere. Pensa quanto intorno a te la cultura del perché sia diffusa e come quanti siano convinti che questa sia la via per risolvere i problemi. Causa-effetto. Peccato che la vita non è causa-effetto. La vita è ipercomplessità, è circolarità, è interconnessione, è anche mistero. Non certo risolvibile con un perché. Hillman diceva che perché è una domanda sbagliata. E i saggi lo sanno che perché è una domanda sbagliata. Prova di fronte a qualsiasi difficoltà, un problema, a chiederti chi. Chi sta sentendo questo? Chi sta vivendo questo? Chi si è trovato in questa posizione di fronte a queste difficoltà? Allora, se hai il coraggio di farti questa domanda, crei le condizioni. Non è detto, ovviamente, che ti divenga così chiaro subito, ma crei le condizioni per vedere la verità rispetto a te stessa e a te stesso. Chi è questa subpersonalità, questo attore sul palcoscenico? Chi è venuto sul palcoscenico? Chi ha preso le redini del gioco? Chi sta guardando il mondo? Chi si sente ferito o ferita? Chi crede di essere stato tradito? Se tu rispondi a questa domanda, intanto smascheri la parte con l'identificazione dentro di te, magari la bambina ferita, magari il giustiziere arrabbiato col mondo e così via, l'adolescente. E quando lo smascheri, se io ti vedo, vedo che c'è anche altro intorno a me. Vedo che posso, come dicono gli sciamani, andare nel posto dove c'è la soluzione, spostarmi. E allora magari si fa strada al come. Come io posso uscire, smettere di essere quella bambina ferita lì e contattare, per esempio, la mia saggia, il mio guerriero, la bambina di luce, il cuore compassionevole della madre. E quindi ecco che chi e come aprono la strada alle qualità. Scopri che non sei solo quella piccola donna, quel piccolo uomo perso nei suoi problemi che cerca di trovare una soluzione, ma che sei un sé, un essere umano, vivente, ricco di risorse e qualità, sei un essere spirituale, sei una emanazione della divinità, potremmo dire, in psicologia lo chiamiamo sé. Sei un'emanazione del sé, puoi prenderti la responsabilità e attingere alle risorse che ti offrono la soluzione, che ti offrono il come a passare attraverso, andare oltre, vedere che cosa va fatto. E questo ovviamente trascende e include il perché, ma non si fa ingabbiare dal perché.